Sì, il pubblico ha risposto come ormai ogni anno, sì, sono molto contento e do appuntamento a tutti per il prossimo anno e siamo veramente contenti della riuscita. E ringrazio nuovamente sia l'Arma dei Carabinieri sia le Fiamme Oro della Polizia di Stato che sono sempre disponibili ai nostri inviti, anzi addirittura si propongono loro perché a Marsala si trovano molto bene. Sì, assolutamente sì, agli sponsor che sono fondamentali per noi, al Comune di Marsala, alla Regione, perché ci stanno ogni anno vicini e ci danno una grossa mano. Senza di loro è impossibile organizzare un evento di questa portata. Beh, è stata una bellissima serata, malgrado il vento che a noi ci ha accompagnato tutta la serata, però sono stati dei match bellissimi. Finalmente abbiamo vinto lo scontro diretto stasera con le Fiamme Oro e i ragazzi hanno dato vita a dei match entusiasmanti, qual è l'ultimo, quello di De Mutis, che ricordo è vicecampione d'Italia di quest'anno nella categoria junior. E stasera l'ha dimostrato tutto quello che No, è stato un successo di pubblico, un successo di uno spettacolo. I risultati si vince e si perde, vince sempre. Io dico che non si perde mai, o si vince o si impara. Quindi anche quando si perde impariamo dagli errori. Sono contento di essere stato qui per il secondo anno consecutivo. L'anno scorso abbiamo portato a casa la vittoria, quest'anno con rammarico non ce l'abbiamo fatta, però siamo contenti del risultato sportivo, del pubblico che ha corso numeroso e che ha onorato la memoria di Beppe Piscopo, che non ho avuto il piacere di conoscerlo, ho conosciuto il figlio e da tutto quello che ho sentito su questa persona, è una persona che meritava tutto questo.